Dei Bad Boys, io sono Rice e ci troviamo qui in compagnia di The Order 1886. Oggi i miei compagni non ci sono, Azre e anche Joker vi saluteranno sicuramente. E ragazzi, partiamo con questa veloce recensione, o diciamo prime impressioni, secondo noi cosa ne pensiamo di The Order. Allora, partiamo tutto in diretta ragazzi, stiamo facendo, perciò se mi vedete lento, sbaglio qualcosa, non mi menate. Mettiamo subito difficile ragazzi, la cosa migliore secondo me. Comandi, video, ok, gamma. Mettiamo un po' più chiaro. Perfetto, audio. Proviamo a lasciare la musica, sentiamo com'è questa musica di The Order 1886. Allora ragazzi, ricordiamo che The Order 1886 è ambientato in una Londra in stile steampunk. C'è il grande Tesla che ha fatto diverse invenzioni, perciò diciamo di tecnologia siamo veramente avanti e soprattutto abbiamo delle armi a elettricità, ovviamente come il famoso inventore Tesla che ha fatto, diversi suoi progetti che si sono realizzati in questo gioco, e c'è questa specie di ordine segreto tipo templare. Però bando alle ciance e andiamo col gioco. Ora è impossibile giocare. Allora, le lamentele sono state che era troppo corto questo gioco, però vediamo, dai. Ancora un po' e ci restava sexy, non è vero? Vuoi fare un altro giro? Una cosa voglio farvi notare ragazzi, che la grafica che vedete, il filmato, è la stessa identica grafica con cui andremo a giocare. Su questo è impeccabile questo gioco, potrà essere corto ma qui si vede una potenza stratosferica della PlayStation 4. Torniamo dopo a dargli un'altra ripassata, va bene? Dai, forza! Tirati su! Andiamo, dai! Muori! Certo, non si può dire che sta bene. Ha detto bene, sognato d'oro. Ecco, infatti. È l'ora del bagno mattutino. Posso immaginare che bagno che ci fanno. Ah.
Questo passo non credo che resisterà molto a lungo. Forza, ancora qualche passo. Ah, vedo che gli lavano la faccia. E si ricomincia. E vai con questa bella lavata. In effetti quando io gioco mi domando... Rimettilo dentro. Quando io gioco mi domando, sì. Quello magari, sai. Posso continuare? Sacco di merda! Mi ricordo tanto un altro titolo della PlayStation 3 che era fatto così: video e cazzine che devi premere i pulsanti. Ora non ricordo bene il nome, ragazzi, appena lo ricorderò lo scriverò nei commenti. Mi ricordo, ragazzi, a questa ora tarda sto giocando questo gioco e non l'ho mai giocato, non so dove devo andare e cosa devo fare. Perciò abbiate clemenza se sbaglio qualcosa. Intanto vediamoci intorno. Ecco, come l'ho detto, fatto tutto da solo. Posso dire che graficamente mette veramente paura. Sì. Guardate che dettagli che ci sono. Wow, l'effetto è veramente bello, ragazzi, quando sentite che trema quando si appoggia al muro. Ha dei bellissimi effetti. Stile assomiglia molto a Gear of War, diciamo, il tipo di visuale però, eh. Però sì, posso dire che qui si vede veramente una bella potenza della PlayStation 4, sì. Veramente, sì. Si comincia a notare la vera potenza. Era anche ora. Quasi un anno dall'uscita delle due console e ancora non mostrano i veri muscoli, sperando che ce ne sono. La solita fortuna. Fantastico, veramente fantastico. Ecco come si usano le pistole. Se non hai colpi, batti come un martello.
Come potete notare, i video sono fatti con la stessa grafica, perciò è fantastico solo per questo. E hopla, si striscia. Cioè, c'è prova. Non lo vedo molto. Su. Dai che ci siamo, dai. 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 Dai, sì, cazzo, è uscito fuori. Però è una domanda bellissima. Chi va là? Mo io ti rispondo, secondo te. Ah, ricordiamoci, sono questa specie di mutanti, questi lupi mannari. Sicuramente faranno contento molto Azrael, che gli piacciono tantissimo i lupi mannari. Ho spoilerato una cosa di Azrael che piace. Azrael, non mi punire, per favore. Certo, io spero solo di non incontrare quel lupo io adesso come sto messo, perché non credo che riesca a scappare o affrontarlo. Mani in alto! È pure scarica. Va bene, amico. Non fiatare. Dentro. E chiudi. Perché ragazzi, dai Bad Boys è tutto, io vi do questo saluto e ci vediamo al prossimo video, per essere sicuri che questi 15 minuti non finiscono troppo in fretta, perciò io vi saluto dai Bad Boys e vi auguro questi ultimi minuti di gioco per voi. C'è solo un modo per uscire da qui. Morti, e tu lo sai già. Ti pentirai di aver lasciato le catacombe. Apri la bocca. Va bene. D'accordo, è il tuo funerale, non il mio. Muoviti. Sparate a... È armato! È armato! L'ordine di aprire il fuoco! Armato! Oh, calma! Oh. Arrenditi subito, monsieur. Il prossimo colpo non sarà di avvertimento. Chiusa, Galahad. Arrenditi ora. Mani in alto, ora. Mani in alto. Sulle mani. Grey. Non farlo. Ho detto arrenditi.
Mani sulla testa! Hai tradito il nostro ordine! Nessuno può sottrarsi alla pena! Dimenticate, Lord Cancelliere, che io sono già un uomo morto. Galahad! Are you ready to party? Stop! Get down on the floor! Everybody party like...